A tavola con i libri, René Girard, Geometrie del desiderio, edito da Raffaello Cortina, editore. L'edizione originale del testo è Geometrie du désir ed è stato edito dalle Edizioni de Lerna nel 2011, quindi è stato tradotto a sprombattente dal francese. La traduzione è a cura di Lucio Trevisan. Si tratta della raccolta di 7 articoli scritti in differenti occasioni e pubblicati in differenti riviste dal 1953 al 2007. René Girard, dal tempo della sua opera La violenza e il sacro, ha un suo pubblico, una sua nicchia di lettori. Di quando è stato lì? 1970. René Girard, dal tempo della sua opera La violenza e il sacro, del 1972, è pubblicata in italiano 10 anni dopo, e anche dall'altra sua opera importante, Le buche misère, il capro espiatorio, del 1982, è pubblicato in italiano nel 1987. Ebbene, da queste opere ha un suo pubblico, una sua nicchia di lettori. Sin da allora ci è parso ingeneroso rispetto alla lezione di Freud, del quale è un epigono suo sommo malgrado. La scheggia errante di una lettura non distratta di totem e tabù. E come tutti i commentatori, ovvero non lettori, di Freud, il suo testo è negato. L'omaggio della citazione del nome di Freud lascia intendere che lo ha letto e digerito, e invece no. Si tratta di un Freud fatto a sua immagine e somiglianza. E questo è l'approccio teologico-politico di René Girard, da riprendere in altri luoghi nella scrittura. Le regole della seduzione producono rigidi schemi geometrici. È la citazione di René Girard fatta dal prefattore Marc Anspach, che parla giustamente, a proposito dell'autore, di ipotesi mimetica. È un'ipotesi, non è una certezza. I grandi scrittori sarebbero geometri del desiderio, dall'amore cortese all'erotismo voyeuristico del romanzo contemporaneo. Triangoli amorosi, parallelogrammi, circoli viziosi del desiderio mimetico. La lettura più leggera è forse quella più bella. Quella delle storie che sono prese in considerazione in questo libro. Leggere comunque non Ivano di Chrétien de Troyes, né Paolo e Francesca di Dante, né Romeo e Giulietta di Shakespeare, questo non lo si trova, è semmai un'esca, un invito a leggerli. Ma troviamo l'Ivano di Girard, Paolo e Francesca di Girard e così via. Proprio per quel desiderio mimetico, per cui Girard è un po' Chrétien de Troyes, è un po' Racine, è un po' Marot, è un po' Shakespeare. René Girard, nel Romeo e Giulietta, trova pretestuale la guerra civile tra Capuleti e Montecchi, che darebbe il piccante che manca alla loro passione virginale. Però non è pretestuale la fama rispetto al sesso in Chrétien de Troyes. In Romeo e Giulietta, due famiglie di pari lignaggio, dice Shakespeare. Ironia sulla struttura gerarchica. L'amore genealogico è un dramma, se lo si rispetta. Nella commedia dell'arte offre altri esiti e altri ancora in Machiavelli, soprattutto nella Clizia. Romeo e Giulietta, vittime sacrificali del paradosso gerarchico, prodotto dalla delirante credenza nel potere sovrano e nelle sue stratificazioni. Come se avessero disletto Romeo e Giulietta, proprio Michel Foucault,
come sorvegliarsi e punirsi. È curioso il non approccio di René Girard a Freud. Alcuni esempi. Chrétien sviluppa con un'audacia sorprendente la logica di un desiderio competitivo, molto più scandaloso, radicale e divertente, ma anche molto più realista di quanto Freud o Lacan avrebbero potuto immaginare. Quando osserva questa gerarchia, quella della fama sul sesso e non del sesso sulla fama, un allievo di Freud automaticamente immagina che deve essere falsa non perché manchi intrinsecamente di credibilità, basterebbe guardarsi attorno, ma perché sconfessa il dogma freudiano numero uno. Curioso questo immagine. E non sarebbe il René Girard che immagina. I critici che si avventurano in un testo di questo genere, con l'artiglieria pesante di Freud, mi ricordano Tartarino di Tarascona che voleva andare a caccia di leoni nelle periferie delle città moderne. Per quel famoso meccanismo della proiezione dogma numero 27, è René Girard quello che va a caccia come Tartarino e Tarascona. Chrétien subordina la sessualità alla cavalleria per delle ragioni che nessuno psicanalista arriverà mai a demistificare e che sono profonde, e che sono più profonde, a mio avviso, di ogni psicanalisi, che non ne scappi una, per dire. E per i suoi residui in terra. Un'ultima citazione, a pagina 32, per questo aspetto. In tutti i grandi scrittori, la retorica degli ossimori costituisce un'allusione significativa alle vicissitudini dell'interazione mimetica e oscuramente rimette in scena il dramma umano essenziale della pietra di inciampo mimetica, lo scandalon dei Vangeli, che nessuna interpretazione psicanalitica, sociale o puramente linguistica potrà mai afferrare. Freud come il bastonato da cotanto bastonatore, autentico Schaft, bastone in tedesco, della cultura, Freud buffone alla corte di Girard. Eppure, il desiderio mimetico è quello di chi abbatte l'animale totemico e lo divora, carne, sangue e ossa, e coprendosi della pelle dell'animale ucciso, come Dioniso nelle Baccanti, lo imita. E questo è Freud in Totem e Tabù. Nella pagina conclusiva, che è quella dell'articolo Amore e amor proprio nel romanzo contemporaneo del 1959, abbiamo: la sessualità non è, come credeva Freud, la principale molla della nostra esistenza, ma è uno specchio che la riflette in toto. Freud credeva? La credenza e tutto il resto di questo mobilio appartiene a Girard. La facile teoria dello specchio non è di Girard, appartiene a chiunque. Massimo Montanari, storico, l'ha impiegata a proposito della cucina, come specchio della società. Questo si può dire di molte cose: il vestirsi come specchio della società, tante altre cose, insomma. Ma il cibo come specchio dell'identità c'è già in Anthelme Brillat-Savarin, nel 1825, nella sua Fisiologia del gusto. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei,
Nel caso di René Girard diviene dimmi come desideri e ti dirò chi sei, dimmi come ami e ti dirò chi sei, dimmi come fai l'amore e ti dirò chi sei. L'importante per René Girard è l'insuccesso dell'ipotesi prometeica, che sarebbe anche quella della coscienza onnipotente del filosofo. I termini sono suoi. Perché Girard si permette questa frase? Perché è uno storico e non un filosofo, molto semplicemente. Ma questa non riuscita dell'ipotesi prometeica non è la stessa invenzione dell'inconscio, no? Che il conscio non ha la padronanza immaginaria del clown, scrive da qualche parte Freud. Un dettaglio, sfogliando anche nelle altre pagine questo libro, non sapevo di essere stato uno dei primi lettori della collezione Minima di Raffaello Cortina Editore. Ho letto infatti il primo volume della serie Animali del Sogno di Ilma e poi negli anni qualcun altro. Questo è René Girard, Geometrie del Desiderio.